dall'inferno bianco-nero, una coreografia che comincia a colorarsi, vedete, bellissima, il sogno continua, bianco, rosso e verde, è l'auspicio, facendo i dovuti scongiuri da buoni meridionali, vinceremo il torneo con un pubblico numerosissimo, si gioca anche questa sera a spalti gremiti, bellissima. Gli applausi ovviamente vanno ai giovani dell'inferno bianconero. Fanno a turno i giovani sostenitori della Fonola a presentare coreografie. Un bel colpo d'occhio per questo meraviglioso impianto della Palamaggiò. Siamo ai preliminari di Fonola Knorr, gara 1 delle semifinali dei... Allora continuiamo, manca qualche minuto all'inizio della partita, abbiamo già detto gara 1 delle semifinali dei playoff, è inutile sottolineare, del resto lo vedete, l'avete visto dalle immagini, si gioca ancora a Mitia, non poteva essere diversamente. Gara numero 1, gli arbitri sono Zeppilli di Roseto e Grossi di Roma, Zeppilli lo ricordiamo per l'ultima partita con il Messaggero, fu l'arbitro che non convalidò, cioè che convalidò il canestro che noi di Canale 10 dovevamo stoccato dopo la conclusione della gara. Ma parliamo di questa partita che è molto più importante, il passato è passato, parliamo di questa partita, vediamo con Alessio Gallicola il significato tecnico di questa gara. Ma la prima mossa è indubbiamente di Ettore Messina, che ha messo in campo un quintetto con i tre piccoli, vale a dire Coldebella invece di Bon. Richardson, Bramonti e Coldebella, tre piccoli contro Gentile, Esposito e Dell'Agnello. Questo probabilmente significherà qualcosa di cambiato nella difesa della Fonola, vedremo subito, in particolare nella marcatura su Richardson. Però che da una parte Messina già cambia qualcosa, dall'altra Marcelletti va con il suo quintetto, quindi la mossa di Messina potrebbe essere interpretata come una debolezza, o meglio, oppure come una dimostrazione di forza, perché sa che anche con i tre piccoli può bastare questa Fonola. Teoricamente non dovrebbe essere così, teoricamente con i tre piccoli la Knorr dovrebbe avere qualche problema a contrastare la strapotenza della Fonola. Andremo a vedere. Comunque in campo c'è intanto Nando Gentile marcato da Brunamonti, su Dell'Agnello c'è Richardson, su Esposito Coldebella, Binet contro Shackelford e Clement Johnson contro Frank. Ecco, Tellis Frank, la prima bomba non va a segno, ma c'è Shack che conquista il rimbalzo e realizza primi due punti per la formazione casertana. Dunque il scontro involontario è rimasto dolorante, il numero 11 che è Binelli. Allora Binelli numero 11, numero 4 Brunamonti. Binelli è costretto a lasciare il campo, viene sostituito da Gallinari. Numero 14, qualche problema per Binelli. Viene sottoposto alle cure del medico e del massaggiatore. 2-0 dunque per la Fonola. Brunamonti in cabina di regia, su di lui c'è Esposito, Scheck, su c'è Richardson che realizza, e il due pari dunque, Sugar Richardson, Sergio Tellis Frank, su di lui Gallinari abbiamo detto, Frank sotto Sandro Dell'Agnello che si fa anticipare da Clement Johnson che poi mette in movimento Brunamonti. È uno sfondamento ancora bravissimo, Ferdinando Gentile, ormai un esperto nel prendere sfondamenti, lo abbiamo sottolineato nella gara 3, Fonola Scavolini, Ferdinando, l'esperienza, la crescita tecnica significano anche questo, significano costringere all'errore l'avversario, anche se l'avversario è un certo signor Brunamonti, giocatore di grande esperienza. C'è un malinteso in attacco tra Ferdinando Gentile e Scheck, molto, avete visto, aggressiva da parte della Knorr,
18:46 da giocare. Bruno Monti per Clemon Johnson, molto fuori, quindi Richardson, su Richardson Talis Frank, su Gallinari c'è Sandro Dell'Agnello, va ancora a bersaglio stavolta da Richardson, quindi 5 punti per Richardson, 5-2 il punteggio, 2-2 per Sugar Richardson. Ferdinando Gentile, raddoppio di marcamento su Gentile, tocca per ultimo col De Bella il pallone, dice Grossi, e quindi un po' di difficoltà in attacco da parte della Fonola, un po' di difficoltà in attacco della Fonola, la difesa della CNOR. Questo si sapeva, la CNOR è una squadra che difende, che varia le difese, ci vorrebbe qualche canestro da fuori indubbiamente. Vedete, Richardson ha toccato ancora una palla, adesso si getta alla rincorsa, sapeva già che era una rincorsa vana, ma ha voluto dimostrare che c'è e che la sua squadra è pronta per difendere. Su Dell'Agnello c'è Gallinari, Gentile ancora un passaggio sporco, Gentile va al tiro forzato da tre punti, e questo deve evitare la Fonola, deve evitare di farsi mettere fretta da questa difesa da CNOR molto pressante, molto aggressiva e che varia molte volte faccia. Ancora Richardson per Bruno Monti che prova da tre, sbagliato il tiro, il taglia fuori di Talis Frank, l'apertura del contropiede, Enzino Esposito, e canestro Esposito, il fallo è di Coldabella, quindi 2 punti per Enzino Esposito, ottima la penetrazione, tiro supplementare per il Golden Boy della Fonola. Realizza Enzino Esposito, 3 punti per lui e quindi parità 5-5. Un fallo Bruno Monti e uno Coldabella per la CNOR, in attacco con ora con Gallinari e quindi Coldabella. Richardson sotto per Clemon Johnson che si alza, tira e realizza. Primi 2 punti per Clemon Johnson, 7-5 il punteggio. Ferdinando Gentile imposta. Ecco Gentile, c'è anche Gallinari, un raddoppio di marcamento, c'è il fallo di Gallinari, ancora bravo Ferdinando Gentile, terzo fallo di squadra per la CNOR e il primo fallo di Gallinari, rimessa di Ferdinando Gentile a beneficio di Dell'Agnello che gli lascia, gli restituisce il pallone, poi Enzino Esposito, Sant'Agnello per Talis Frank, fuori per Enzino Esposito, ancora Talis Frank e quindi Shaq attacca, il pubblico è tutto in piedi, Shaq attacca, 4 punti, bellissima azione offensiva della Fonola. Gran passaggio di Frank, che è un giocatore di una intelligenza veramente incredibile, ecco, e anche in difesa Talis Frank ha eseguito un passaggio, ha letto il raddoppio mentre Coldebella va a bersaglio, ha letto il raddoppio difensivo su di lui sulla linea di fondo e ha dato una gran palla a Shackelford che ha potuto schiacciare, però vedete la pericolosità della CNOR era già in attacco e è andata a realizzare con Coldebella. Sino Esposito per Sant'Agnello, Dell'Agnello fuori per Enzino Esposito, arresto e tiro di Esposito e ci sono anche i 2 punti e sono 5 i punti realizzati da Esposito, parità 9-9 con Coldebella. Bella, c'è il blocco di Bruno Monti, Bruno Monti per Richardson, quindi Coldebella da tre, la conclusione, il tentativo a canestro di Coldebella, cioè il fallo di Sandro Dell'Agnello, primo fallo di Sandro Dell'Agnello e quindi rimessa in zona di attacco, dicono Grossi e Zeppilli. Clemon Johnson per Bruno Monti, Bruno Monti fuori per Richardson che tira, sbaglia, Gallinari recupera, Coldebella, ancora Richardson, c'è un fallo ora di Shaq, sì, primo fallo di Shaq, ancora rimessa in zona di attacco, 3 pari di squadra per la CNOR e 2 per la Fonola, Richardson la battuta a beneficio di Clemon Johnson, si fa vedere, riceve
forse infrazione non rilevata dagli arbitri, e tocca per ultimo Insino Esposito, comunque in qualche modo sventa la minaccia, e quindi ancora una rimessa in zona di attacco. Adesso è una partita combattuta e nervosa. Sì, anche perché a parte che siamo solo all'inizio e bisogna ancora capirla, leggerla per bene questa partita. Comunque si sapeva che sarebbe stata una partita difficile. Vedete Richardson, Richardson è stato definito da tutti male da playoff, soprattutto un grandissimo giocatore che quando si tratta di giocare queste partite importanti riesce sempre a dare il meglio di se stesso, ma da parte parola di animali di playoff, da playoff ce ne sono parecchi, e quindi anche per Caserta non ci dovrebbero essere problemi. Gentile a subire il fallo da Brunamonti. Brunamonti mi sembra un po' fisicamente, e il fallo di Brunamonti è il secondo, e Gentile potrà tirare due liberi. Due tiri liberi dunque per il capitano della Fonola, e Gallinari comincia a protestare. Gentile va a realizzare primo punto per Ferdinando Gentile, tra i migliori nella gara numero 3 con la Scavolini, due punti per lui, e quindi 12-11 il punteggio. A Brunamonti in cabina di regia, Sino Esposito lo contrasta, Clemon Johnson si alza, tira, sbaglia, Scecco conquista il rimbalzo e poi cede il pallone a Insino Esposito. Gallinari comincia a strattonare Tellis e viene fischiato il fallo. Sì, Gallinari ha fatto sempre questo anche quando giocava a Milano, è un uomo che cerca sempre la rissa, cerca sempre di innervosire l'avversario. Insino Esposito per Ferdinando Gentile, Gentile per Sandro Dell'Agnello, Dell'Agnello ancora Ferdinando Gentile, ecco Gentile, quindi Sandro Dell'Agnello che prova la bomba, sbagliata la conclusione di Dell'Agnello, si cimenta spesso con successo Dell'Agnello nel tiro da tre. Ora Brunamonti, 12-11 il punteggio, 13-54 da giocare, col De Bella per Richardson, sotto per Clemon Johnson, c'è una, interviene e va in aiuto di Scheck a Sandro Dell'Agnello, tocca per ultimo il pallone, quindi la rimessa Nor. Entra ora Bon, numero 15, ed esce Brunamonti, quindi Bon, col De Bella, Richardson, Clemon Johnson, Gallinari, il quintetto di Messina. Sbaglia ora dalla grande distanza Richardson, dopo due centri dalla grande distanza Ferdinando Gentile prova la conclusione, e Tellis Frank che riesce a tirare, poi c'è un fallo di Clemon Johnson, bella lotta sotto i rimbalzi. Alessio, guerre stellari. Sì, nelle guerre stellari senza Binelli vince la Fonola, e questo non c'è dubbio, con Shackleford e Frank Gallinari, nonostante il suo mestiere che l'ha reso famoso, non può certamente dare una gran mano a Clemon Johnson al rimbalzo. C'è anche Richardson che è un buon rimbalzista, ma non possono assolutamente nulla contro Shackleford e Frank. Intanto adesso Binelli, al quale è stato fasciato il gomito, vediamo un po' che tipo di reazioni potrà dare Binelli. La reazione di Brunamonti, che pure non era in buone condizioni, non mi è sembrata all'altezza della sua fama. Evidentemente Brunamonti attraversa veramente un periodo delicato dal punto di vista fisico. Gallinari è quindi col De Bella a cercare chi? Clemon Johnson, no, a cercare il canestro, ma c'è la stoppata di giudicata irregolare da parte di Tellis Frank, primo fallo di Tellis Frank, cambio, esce Gallinari e rientra Binelli, Bon, Clemon Johnson, Richardson e col De Bella che è in lunetta, due tiri a disposizione sul punteggio di 13-12 per la Fonola, tre punti per col De Bella sinora e parità, 7 minuti di gioco. Col De Bella sbaglia, Tellis Frank per Ferdinando Gentile,
e quindi Anzino Esposito. Dennis Frank. Purtroppo non è preciso il suggerimento di per Scheck. Ancora Richardson per Coldebella che imposta, chiama lo schema Coldebella, cambio di lato da parte di Richardson che poi converge ancora il centro, su di lui c'è Ferdinando Gentile, uno contro uno e il fallo Ferdinando Gentile. Il primo fallo dovrebbe essere di Ferdinando Gentile, quindi rimessa in zona di attacco affidata allo stesso Richardson a beneficio di Clemon Johnson e quindi Coldebella, uno contro uno con Enzino Esposito. Coldebella tira, sbaglia, Scheck conquista il rimbalzo, poi è fuori misura il suggerimento per Enzino Esposito, da tre Ferdinando Gentile, va a bersaglio, è la prima bomba di Gentile, ha scaldato la mano il capitano, 16 a 13 il punteggio, 12 a 16 da giocare. Bomba di Gentile che viene come rimorchio in contropiede, questi canestri deve trovare la Fonola perché deve evitare che la difesa Knorr prenda in mano l'inerzia della partita. Binelli, il suo movimento, l'errore, il rimbalzo, il secondo consecutivo di Shackleford, il contropiede, Gentile, finta la bomba, va in azione, va a sbagliare, Frank al tap-in vincente, Thales Frank e la Knorr e Ettore Messina sono costretti a chiedere un minuto di sospensione. La bomba in contropiede come rimorchio di Gentile e il tap-in di Thales Frank danno il primo buon vantaggio alla Fonola. Linea della regia. Ritorna in campo Brunamonti, è uscito Coldebella, quindi Brunamonti, Richardson, Clemon Johnson, il numero 11, e Binelli, e poi c'è Bonna col numero 15, eccolo Bonna sotto per Clemon Johnson che si alza, tira e realizza, preciso Johnson, 4 punti per lui sinora, 18 a 15 il punteggio a favore dei casertani. In attacco con Anzino Esposito, si allontana Gentile, ancora un malinteso, ancora una opportunità in attacco dai casertani, imposta Brunamonti, lo scambio con Binelli, su Bon c'è Sandro Dell'Agnello, ecco Binelli e quindi Bon che tira e realizza, è da due la conclusione di Bon, primi due punti, 18-17 il punteggio. Ferdinando Gentile, quindi Enzino Esposito, Dallas Frank per Scheck e ancora uno Scheck attack, ancora Scheck attack, 8 punti per Scheck, 20-17 e ancora un grande assist di Thales Frank, Brunamonti e poi Clemon Johnson, Richardson sotto per Binelli, Binelli prova la conclusione, corto il tiro, quindi Gentile per Enzino Esposito, Esposito recupera ma poi sbaglia Binelli l'appoggio su Brunamonti. Alessio, Binelli non è in buon ritmo, infatti è cambiato, ha sbagliato un tiro in attacco in semigancio, si è fatto stoppare da Frank e adesso ha fatto un errore che dimostra una certa paura e un certo condizionamento psicologico. Binelli già non è riconosciuto come un gran giocatore esterno e poi si è fatto anche male. Frank variando la sua posizione di tiro, Clemon Johnson, va Frank a tentare di catturare il pallone e la decisione di Grossi in questo frangente mi sembra corretta. Palla alla Knorr. Brunamonti per Richardson, poi ancora Brunamonti. 20-17 punteggio. Entrato Donadoni, uscito dall'Agnello. Ecco Brunamonti, prova la bomba. C'è un autocanestro, dovrebbe essere di Thales Frank se non andiamo errati.
Bon ha attribuito il canestro, quindi 4 punti Bon. 20 a 19, 9 a 27, Ferdinando Gentile. Ferenzino Esposito e Bruno Monti alla meglio su Ferdinando Gentile. Fallo e canestro per i primi due punti per Bruno Monti, il secondo fallo di Ferdinando Gentile. Bruno Monti che avrà un tiro supplementare. Richardson che viene avvicendato da Coldebella. E la Knorr passa di nuovo in vantaggio, 21 a 20, 9 a 16 da giocare. Tiro supplementare dunque per Roberto Bruno Monti. Non fallisce Bruno Monti, quindi 3 punti per lui e 2 punti di vantaggio per la Knorr. 22 a 20, 9 minuti secondi da giocare. Ferdinando Gentile, cambio di lato per Sergio Donadoni che riceve in questo momento, servito è Scheck, quindi da 3 Sergio Donadoni prova la bomba, è sbagliato ma c'è Frank ancora presente in a rimbalzo. Sergio Donadoni, il fallo del nuovo entrato, il numero 13 Cavallari, il primo fallo per Cavallari, rimessa in zona di attacco, il settimo fallo di squadra per la Knorr. Ferdinando Gentile, 2 punti di ritardo per la Fonola. Insino Esposito, Insino Esposito, arresto e tiro di Esposito è sbagliato e c'è il bellissimo ancora il canestro di Scheckales. Questa è la prepotenza rimbalzo di Charles Shackleford anche contro una difesa che crea tantissime difficoltà all'attacco e fa tirare in condizioni precarie di equilibrio. C'è Charles Shackleford e anche Telis Frank tra l'altro che sono capaci di fare questi tap-in vincenti. Buon movimento di Clemon Johnson ma a sbagliare, però il rimbalzo è ancora di Shackleford che fa un passaggio di uscita direttamente dal palleggio. Nando Gentile vuole la penetrazione, la trova contro Richardson, lay-up di Nando, vincente. 7 punti per Ferdinando Gentile, la Fonola di nuovo in vantaggio, 24 a 22. Ed è Messina ha fatto sedere sullo scanno dei cambi Richardson e Binelli. Vediamo Clemon Johnson e poi Roberto Monti che per Coldebella, sotto per Cavallari, ancora Coldebella, prova l'entrata. C'è la stoppata di Scheck, Ferdinando Gentile. Enzino Esposito va a bersaglio, 7 punti per lui, 26 a 22. Coldebella. Ancora Coldebella in possesso del pallone, riceve ora Bon, prova da 3, il tiro è sbagliato, Frank recupera. Supera la linea che delimita il campo, dice Zeppilli. Siamo molto lontani, non possiamo giudicare. E c'è un time out chiesto da Franco Marcelletti. La linea alla regia. Gioco riprende, allora Cavallari numero 13 e numero 11 Binelli, Bon al numero 15, il Coldebella numero 6, è rientrato, eccolo Richardson lo aspetta Ferdinando Gentile, uno contro uno, poi c'è il fallo di Sergio Donadoni, fallo di Donadoni, 2 tiri liberi dunque per Richardson sul punteggio di 22 per i casertani. Richardson ha realizzato 8 punti, un tiro da 2 e 2 bombe, ora sbaglia il tiro libero. 7 minuti da giocare per la conclusione del primo tempo. Richardson
realizza 9 punti. Soltanto un giocatore, Shaq, in doppia cifra sinora, 10 punti. Richardson a 9 punti, 4 Johnson, 4 Bon, 5 Bruno Monti e 3 Coldabella. Sino Esposito e poi Sergio Donadoni sotto per Shaq. Shaq che viene fermato fallosamente non da Binelli ma da Cavallari, il secondo fallo di Cavallari. E quindi c'è Shaq in lunetta, due tiri liberi, mentre Clemson rientra in campo. Shaq dunque, due tiri liberi per il pivot di colore della Fonola, realizza 11, 27 a 23 il punteggio, 6 a 40 da giocare. Realizza Shaq, quindi 28 a 23, 6 a 41 da giocare. Nell'azione precedente mi è sembrato di vedere una difesa match-up con Coldebella che seguiva meglio, vale a dire una zona adattata, adesso infrazione di passi di Michael Ray Richardson. Io chiaramente mi riferisco alla difesa della CNOR. Vediamo anche in questa azione cosa succede. Non succede niente perché Esposito brucia tutti, spacca in due la difesa, ancora erano tutti di spalle i difensori virtustini, va a bersaglio. Andremo a vedere nell'azione successiva se questa difesa match-up sarà messa nuovamente sul terreno da Messina. Binelli al tiro da fuori, al tabellone, va a sbagliare. Grande apertura di Shackelford con Coldebella che è costretto a fare uno sforzo difensivo, ma Shackelford ha mostrato ancora una volta grandissima tecnica. Ha preso il rimbalzo e sembrava non avesse visto Frank, invece l'aveva visto con la coda dell'occhio. Ha fatto un passaggio tutto campo. Coldebella è stato costretto a un grande sforzo difensivo. Minuto di sospensione. Secondo tempo di Fonola CNOR. Tellis, Frank e Binelli si contenderanno il primo pallone. È in campo per la CNOR anche Coldebella col numero 6, Richardson numero 20, Bruno Monti numero 4. Bruno Monti, la prima azione offensiva del secondo tempo e della CNOR. 43-33 il risultato del primo tempo. Bruno Monti da 3, sbaglia, conclusione alla meglio Clemon Johnson, ma poi sbaglia, conquista il rimbalzo Shaq e poi Sandro Dell'Agnello, prova la bomba, sbaglia e la taglia fuori è di Roberto Bruno Monti. Ecco Roberto Bruno Monti, su di lui c'è Enzino Esposito. Sandro Dell'Agnello è su il fallo in attacco fischiato a Richardson, il primo fallo di Richardson. 43-19-13 da giocare. Quintetti base per la Fonola e per la CNOR, è tornato Dell'Agnello che purtroppo però ha sbagliato il primo tentativo offensivo, è tornata con Brunamonti e Coldebella come guardie, Richardson alla piccola e Binelli e Clemon Johnson a CNOR. Vediamo Esposito che gioca a destra a due con Shackelford, il suo tiro non lo sbaglia, cadendo indietro Charles Shackelford, questo è uno dei suoi tiri, ho sbagliato a dire il suo tiro, è uno dei suoi tiri, ce n'ha praticamente parecchi. Adesso difende su Clemon Johnson, Coldebella di lato due volte nell'attacco, c'è stato un blocco basso, è uscito Bruno Monti, ancora immersione di lato, Gentile intercetta il passaggio di Coldebella, si fionda in contropiede centrale, Nando va a scaricare Esposito da tre, vai Esposito, rimbalzo lungo di Frank, c'è fallo in attacco, anzi no, fallo in difesa, mi sembrava la classica azione, fallo di Binelli, mi sembrava la classica azione da fallo in attacco e il fischio di Zeppilli
invece ha premiato lo sforzo offensivo di Frank e di Sandro Dell'Agnello, rimessa in zona d'attacco Fonola. Enzino Esposito, un fallo non rilevato dagli arbitri. Enzino Esposito fuori per Ferdinando Gentile, che invita la calma da un'azione più ragionata. Davanti a sé Roberto Bunamonti, servito è Tellis Frank, si avvicina a Tellis Frank, poi avete visto, prova una conclusione, mezzo stoppato, ma è presente. Non poteva essere divertente. Scheck realizza ancora, 18 punti per Scheck, 47-33 il punteggio. Richardson, non è valido il canestro per il fallo di Sandro Dell'Agnello, il secondo fallo di Sandro Dell'Agnello. Richardson ha la battuta, c'è Zeppilli che dice qualcosa a Charles Scheck. Richardson per Roberto Brunamonti, sotto per Clemon Johnson che tira e realizza, 6 punti per Clemon Johnson, 47-30, 17-35 da giocare. Gentile porta avanti palla, davanti a sé Brunamonti. Gentile prova la conclusione, sbagliata, il pasticciano, ma poi recupera Richardson. Stanno pasticciando Binelli a Richardson, a Cobra. Brunamonti per Coldebella. Coldebella chiuso da Scheck. Ora Binelli, il tiro di Binelli, però lo sbaglia Binelli. È bella giocata di Scheck che evita alla sua maniera Monti. Sandro Dell'Agnello prova la conclusione, gli toglie il pallone però Richardson, contropiede. Fallo di Enzino Esposito, è il secondo fallo di Enzino Esposito, che va a scusarsi con Coldebella. Rimessa in zona di attacco, dice Billy di Rosseto, che sta arbitrando insieme a Grossi di Roma. Clemon Johnson e poi Coldebella, su di lui subito Enzino Esposito. Roberto Brunamonti da quella posizione non può sbagliare, non sbaglia Brunamonti, 5 punti per Roberto Brunamonti, 47-37 il punteggio. C'è una reazione Knorr, parziale di 4-0 con la Fonola che ha sbagliato due attacchi, vediamo questo. Gentile su un quarto di campo con Brunamonti, lo brucia, va però a trovare un problema sull'aiuto difensivo, piede sulla linea però. Rimessa in zona d'attacco per la Fonola, Gentile aveva giocato uno contro uno su un campo, è arrivato il raddoppio, Gentile l'aveva letto e aveva scaricato la palla, però c'è stata una deviazione. Rimessa in zona d'attacco, ancora Nando Gentile marcato da Brunamonti, anticipo forte di Clemon Johnson su Shackleford e Grossi dice che ha toccato Shackleford, bisogna tornare in difesa, lo fa molto veloce Charles, si rischiera la difesa negli uomini in maglia bianca, Coldebella e Brunamonti, fallo di Gentile, il terzo. Terzo fallo dunque del capitano, rimessa in zona di attacco per Roberto Brunamonti. Beneficio di Clemon Johnson e poi Coldebella, Richardson non inganna Sandro Dell'Agnello che poi lo stoppa. Ottimo recupero difensivo dei casertani, ancora un fallo non rilevato, doveva fischiare Grossi, fischiato. Ci vuole lo stesso metro di valutazione dei falli, così come ha fatto in precedenza Enzino Esposito. Enzino Esposito prova da tre, è alta la parabola ma è facile preda il rimbalzo di Richardson per Brunamonti e poi c'è l'errore, fallo di Richardson ancora non rilevato dagli arbitri. Enzino Esposito, canestro e fallo, sì, giusta decisione di Zeppilli, il quale sta mimando l'azione irregolare difensiva da parte di Coldebella. È il quarto fallo Alessio di Coldebella. Il grande talento di Esposito che aveva fatto una sciocchezza prima. Franco Marcetti aveva richiesto il time out che adesso si gioca, il grande talento di Esposito gli ha consentito di realizzare nonostante la carica di Coldebella. Adesso minuto di sospensione, la deve aggiustare l'attacco che nelle ultime tre o quattro azioni ha un po' latitato proprio sul piano delle scelte. Marcetti per questo motivo ha richiesto minuto, linea alla regia.
squadra allenata da Franco Marcelletti. Enzino Esposito, 13 punti sinora per Enzino Esposito, il 14esimo, dunque 40-37 il risultato. Brunamonte in posta, Pinelli e poi Bonna. Clemon Johnson invoca il pallone, lo riceve, si alza, tira, sbaglia, il taglia fuori di Talis Franca che riesce ad anticipare Binelli. Infrazione di piede, ma comunque il pallone supera la linea che delimita il campo. Ancora un gioco a due senza conclusione, un tentativo di gioco a due. Talis Franca sciacca, vediamo. Gentile, c'è il cambio di lato di Enzino Esposito che poi scarica per Dell'Agnello che si alza, tira, non ha fortuna, hanno la meglio i difensori, hanno la meglio i giocatori Felsinei e quindi Brunamonte in posta, 50-37 il punteggio, 14-44 da giocare. Simon Johnson e poi Bon sotto per Binelli. Binelli, bel gancio di Binelli che realizza 6 punti per Augusto Binelli. 50-39, 14-29 da giocare. Non bisogna mai cedere, non bisogna mai mollare, non bisogna mai perdere concentrazione e determinazione. E c'è ora questo errore in attacco dei casertani, un passaggio lob sbagliato e c'è, bellissima la stoppata di Talis Franca e il fallo di Binelli su Esposito, lanciato a schiacciare, lanciato a canestro in schiacciato. Talis Franca è ormai diventato uno specialista in questa stoppata, tornando dal contropiede è molto tempista, ha un tempo per la stoppata veramente sensazionale. Talis stasera sta giocando veramente su livelli sferici. Questo è un altro giocatore, mentre avete inquadrato Nando Gentile che va a riposare in panchina, questo è un altro giocatore che dovrebbe far innamorare le folle, perché non è come Shackleford che è visibilmente un fuoriclasse. Questo è uno che fa lavoro oscuro, prende rimbalzi, fa blocchi e soprattutto un giocatore che è capace di leggere, come si dice, la partita meglio di qualsiasi altro. È un grandissimo acquisto per la Fonal. Talis Franca nei playoff sta dimostrando tutto il meglio di sé. Brunamonte da 3 punti a bersaglio. 8 punti per Brunamonte, 51-42 il punteggio, mentre Gallinari è pronto a rientrare. Sul perché Enzino Esposito, Sandro Dell'Agnello è ancora un malinteso e va a realizzare una schiacciata Bon. Per Bon ci sono 11 punti, primo giocatore della Knori in doppia cifra, 54 il punteggio. Esposito, Talis Franca che prova da fuori la conclusione, beh, ci prende anche da fuori Talis Franca. Una grande prova, come ha sottolineato poco fa Alessio. Brunamonte, 53-44 il punteggio. Brunamonte e poi Bon, arresto, tiro sbagliato. Il fallo in attacco di Richardson, il secondo fallo di Richardson. Ancora un fallo in attacco fischiato all'americano di colore della Knorr. Esce Clemon Johnson, rientra Gallinari. 13 minuti ancora da giocare per il secondo tempo. La differenza tra Johnson e Shackleford è questa, che Shackleford può restare in campo anche tutti i 40 minuti, Johnson deve rifiatare, quindi il duello da questo punto di vista è impari. E come è impari in questo momento l'uno contro uno, il duello, il match up, come si dice, tra Talis Franca e Gallinari. Infatti Gallinari è costretto a commettere fallo, Charles Talis è andato uno contro uno con Gallinari, spalle al canestro, Gallinari assolutamente non può. Fallo è di Lauro Bon, dovrebbe essere il fallo di Lauro Bon. E questa è anche una buona notizia per la Fonola, inquadrato Talis Franca. A proposito del discorso che facevo prima, in un momento di difficoltà da più 14 a più 7, Talis ha messo un tiro dalla distanza che non è esattamente la sua piastrella, la sua mattonella preferita, e messo, quindi questo è un giocatore veramente, vai, sono costretto a ripetermi, un giocatore veramente essenziale. E ora mette dentro anche i due tiri della lunetta, 9 punti per Talis Franca, 55-44
Roberto Bruno Monti e quindi Gallinari e poi Richardson. Richardson è a terra dolorante, è a terra dolorante. Sergio Donadoni colpito proprio da Richardson. Il fallo è di Enzino Esposito, è il terzo fallo di Esposito. E c'è un cambio, ritorna sul parquet Clemon Johnson. Richardson ha chiesto scusa a Sergio Donadoni. Esce per un attimo di per tirare il fiato Scheck, applausi del pubblico per Scheck. Entra al suo posto Massimiliano Rizzo. 12 e 21 da giocare, 55-44 il punteggio. Richardson ha realizzato sinora 9 punti. Realizza 10 punti per Richardson. Michael Ray Richardson, preciso anche con secondo tiro dalla lunetta. Enzino Esposito in lotta con Roberto Bruno Monti. 55-46 il punteggio. Da giocare 12 minuti del secondo tempo. Sergio Donadoni, c'è un doppio palleggio. Gallinari per Roberto Bruno Monti. Bruno Monti lascia piazzare i suoi compagni, poi per Gallinari. Richardson, il fallo è di Sergio Donadoni ancora. Franco Marcelletti dice che era fermo Sergio Donadoni. Terzo fallo di Sergio Donadoni, ancora una rimessa in zona di attacco. Il quinto fallo di squadra per la Fonola. 6 invece i falli di squadra per la squadra di Bologna. In attacco ora con Bon, quindi Richardson. Richardson, canestro valido e fallo di Sergio Donadoni. Quarto fallo di Donadoni. Quindi c'è un tiro supplementare per Richardson, 13 punti per Richardson, 55-48, possibilità per Richardson di diminuire lo svantaggio. Richardson realizza 14 punti per lui, 55-49. Bisogna che la Fonola torni a realizzare. Ci prova, no, non prova Tellis, ripartono invece i Felsinei con Bruno Monti. Bruno Monti, ancora lui per Clemon Johnson. Richardson da 3, Richardson va a bersaglio. C'è questo recupero della Knorr che è arrivata. Knorr che è arrivata a meno 3. Enzino Esposito, il fallo di Bon, dovrebbe essere il quarto fallo di Bon, sì, quarto fallo di Bon. È pronto col De Bella a rientrare al posto di Bon. C'è Massimiliano Rizzo e rientra Scheck. Quindi col De Bella, Bon, Gallinari, Richardson e Clemon Johnson, il quintetto che schiera Messina. Esposito, Scheck, Tellis, Frank, Gentile e Dell'Agnello, la Fonola. Gentile, 55-52, ecco Gentile. Ancora un'opportunità per Marcelletti, chiama sospensione. È arrivata a meno 1 la Knorr con questa realizzazione di 13 punti per Bon, linea alla regia. Gioco riprende, c'è l'applauso di incoraggiamento per i casertani. Rimessa dal fondo.
Martinato Gentile, Lorenzino Esposito e Marcelletti ha riproposto il quintetto iniziale, Gentile, Esposito, Scheck, Tellis e Sandro Dell'Agnello. Ecco Gentile, Gentile prende l'iniziativa e l'iniziativa di Gentile significa mettere tutti a tacere. Da un bel po' che non realizzava la fanola, 15 punti per Ferdinando Gentile, Clemon Johnson per Richardson, Richardson prova la bomba, è sbagliato, forse Gentile riesce a togliere dalle mani di Clemon Johnson un pallone. Enzino Esposito da 3, è da 3, è sbagliato purtroppo. Clemon Johnson conquista il rimbalzo, 9.40 da giocare, 57-54 il punteggio. Col De Bella. È stata una buonissima occasione questa per riprendere, mi sembra la parola abbia ripreso lo smalto di prima. Richardson su un quarto di campo con Gentile, lo spinge, il rimbalzo lungo potrebbe essere di Gallinari, vediamo, fallo di Shackelford se non sbaglio. Era stato rimbalzo lungo di Gallinari, e proprio con Gallinari in campo la Knorr ha recuperato, dunque ancora una volta potrà sembrare strano, ma ha pagato la presenza in campo di questo giocatore che assolutamente non è un talento offensivo, però è un buon collante per la difesa, aiuta al rimbalzo e evidentemente risulta molto produttivo, sempre, anche a distanza di anni. Gentile su Richards, su Bon, Frank su Gallinari, Shackelford su Clemon Johnson, la rimessa per Lauro Bon che va un tiro cadendo indietro, lo sbaglia, il fallo è di Dell'Agnello. Grossi va a pescare un taglia fuori irregolare di Sandro. Vedete, Sandro Dell'Agnello ha qualcosa da dire all'arbitro Grossi, intanto ha commesso fallo su taglia fuori su Clemon Johnson, 1+1 perché la Fronola ha sprecato il bonus. Clemon Johnson in onetto. Clemon Johnson ha realizzato sinora 6 punti, 9-17 da giocare, si asciuga il perché, il gioco riprende proprio con l'1+1, 1+1 per Clemon Johnson dunque, Clemon Johnson sbaglia, il taglia fuori di Tellis Frank, Enzino Esposito per Sergio per Ferdinando Gentile, 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 prova da 3, Gentile, va ancora bersaglio, eccolo Gentile, 18 punti, i compagni non realizzavano, ma ci ha pensato lui, prima un'entrata e poi questa bomba per Ferdinando Gentile, 8-51 da giocare, 60-54, Gallinari per Richardson, sotto per Clemon Johnson, chiuso Clemon Johnson, Richardson da solo, sbaglia, Sandro Dell'Agnello per Ferdinando Gentile. Mentre Bruna Monti e Binelli sono pronti a rientrare sul parquet. Gentile, fallo di Coldebella, il quinto fallo dovrebbe essere. Anzi è il quinto fallo di Coldebella. Coldebella dunque esce sul punteggio di 60-54. E Ferdinando Gentile ha un 1+1 a disposizione. 18 punti per Gentile sinora. Quindi 61-54 per la Fonola, ancora in lunetta con il suo capitano che non fallisce. 20 punti per Ferdinando Gentile. Alessio. Adesso ovviamente Messina vuole più talento perché la somma di talento del suo quintetto non era certamente adatta a una partita del genere. Ha messo Binelli e il quinto fallo di Coldebella è indubbiamente importante perché adesso dovrà andare con Brunamonti playmaker fino alla fine e questo per, non credo che Brunamonti 8 minuti e 12 secondi potrà reggere ad altissimo livello. Brunamonti contro Esposito da 3, va a sbagliare, rimbalzo Shackelford che poi riesce a tenerlo vivo, assist a tutto campo per Tellis Frank. Shackelford si sveglia un po' dal suo torpore, ha catturato un gran rimbalzo da dare un assist a Frank che ha corso molto bene per la corsia centrale del contropiede, dato a schiacciare. Grande ripresa a Fonola che adesso difende in maniera da
tre punti va al tiro e va a realizzare Lauro Bonne, anche egli però con quattro falli, deve fare attenzione in difesa. Ferdinando Argentina, 64-57 il punteggio. Questa bomba ha interrotto un po' il ritmo della Fanola, che comunque è di nuovo in attacco, tenta di leggere ma non riesce. Ferdinando Gentile, 7-18 da giocare. Lauro Bonne, fallo di Dell'Agnello. Fallo di Dell'Agnello, il quarto fallo per Sandro Dell'Agnello. Sergio Donadoni è pronto a rientrare. Rientra Sergio Donadoni, si diceva, e quindi Lauro Bonne e Lunetta 1-1 a disposizione. Lauro Bonne ha realizzato 16 punti sinora. È preciso con il primo tiro, 64-58. Con 64-59, Enzino Esposito. 7-11 da giocare per la conclusione di questa gara. Gara 1 delle semifinali dei playoff, Enzino Esposito. C'è Scheck che invoca il pallone, riceve Tellis, Frank. Quindi Gentile, Gentile per Enzino Esposito, che viene stoppato da Richardson, quindi la rimessa è per i casertani. Enzino Esposito per Ferdinando Gentile. Sciacchi invoca il pallone, lo riceve in questo momento, poi tira e realizza Sciacchi, 20 punti, 66-59. Bruno Monti su Lauro Bonne, c'è Sergio Donadoni, eccolo Donadoni, ottimo lì. C'è un fallo di Bruno Monti, dice Grossi, per Bruno Monti, tre falli dovrebbero essere, no, è il quarto per Bruno Monti. Situazione di falli che dovrebbe penalizzare la CNOR, Alessio. Sì, ma l'ha penalizzata in questo secondo tempo, perché la Fonola è stata molto brava nel primo tempo con le penetrazioni, attaccando bene la difesa della CNOR, a far commettere falli ai difensori virtussini, e adesso chiaramente la Virtus ne paga le conseguenze. La Fonola deve solo gestire bene gli attacchi e riuscire a difendere per bene, a prendere rimbalzi. Con Shackelford che si è decisamente risvegliato e ha realizzato anche questi due tiri liberi, ha preso di nuovo un buon vantaggio Caserta con su Bruno Monti, fallo di Donadoni lontano dalla palla su Lauro Bonne, deve rientrare Dell'Agnello, il quinto fallo di Sergio, che ha giocato una gran partita difensiva. Sergio Donadoni si è veramente sacrificato nel primo tempo su Bonne e poi ha giocato anche una buona difesa di squadra, aiutando i compagni, mettendo qualche pezza qua e là. Buona partita di Sergio Donadoni, minuto di sospensione, linea alla regia. Dell'Agnello, Gentile, Tellis, Frank, Scheck, Enzino Esposito, i cinque giocatori della squadra del presidente Maggiò. Lauro Bonne ancora in lunetta, molto preciso. Sinora Lauro Bonne, miglior realizzatore per la propria formazione con 18 punti. Non fallisce Bonne. Ancora un tentativo ed è ancora preciso, 20 punti, 68-61. Ferdinando è in posta. Vediamo, c'è un cambiamento di difesa da parte della CNOR. Enzino Esposito e quindi Ferdinando Gentile, ancora Esposito. Esposito prova la conclusione da tre, va a bersaglio. Un canestro importante, quello di Esposito. Di nuovo 10 punti di vantaggio per la Fonola, 71-61 il punteggio, 5:40 da giocare. Bruno Monti, Clemon Johnson e poi Richardson, Binelli sbaglia la conclusione. Aspettare ancora Scheck, Ferdinando Gentile per Sandro Dell'Agnello, il fallo di Bonne, quinto fallo di Bonne. Quindi anche Bonne lascia il parquet, 5:23 da giocare tra Gallinari.
Gallinari, Brunamonti, Clemon Johnson, Richardson e Binelli. I cinque giocatori, Felsini, Sandro Dall'Agnello e Lunetta. Sbaglia 1 più 1 per Dall'Agnello, 5-22 da giocare, Brunamonti. Brunamonti chiama lo schema, Brunamonti cambia lato, Gallinari, Richardson va a prendere posizione, riceve Gallinari e poi Brunamonti tenta l'entrata, è un po' fuori equilibrio, comunque riesce a realizzare Brunamonti, 10 punti per Roberto Brunamonti, 71-63 il punteggio, 4-53 da giocare. Gentile, Gentile prova l'entrata, la stoppata di Clemon Johnson. Alessio, difesa adeguata della Knorr, e bisogna vedere nelle prossime azioni, è sembrata tornare quella difesa match-up che ci era sembrato di vedere per un'azione nel primo tempo, sta mettendo un po' in difficoltà l'attacco Fonola. Adesso ha perso un pallone Nando, c'è ancora Brunamonti che va al tiro da tre importante, non lo mette Brunamonti, il rimbalzo lungo è di Telles Frank che poi però, dice Grossi, pesta la riga laterale, ci sono proteste, vedete inquadrato l'arbitro Grossi, anzi no, fallo di Gallinari, e intervenuto Pilli perché Grossi aveva fatto un cenno che Frank aveva pestato la riga, invece il fallo di Gallinari, ancora un grande sforzo di Frank che ha preso questo rimbalzo lungo, va adesso all'1 più 1 Telles Frank, non lo mette ma c'è Shackelford pronto al rimbalzo, subisce un evidente fallo, va poi a tentare di recuperare questo pallone ma non ci riesce. Michael Ray, uno contro uno con Gentile, va a penetrare, la stoppata è Dell'Agnello, ancora Michael Ray, Clemon Johnson al rimbalzo, tre rimbalzi in attacco consecutivi, è ancora pericolosa questa Knorr. 71-65, 4 minuti da giocare per la conclusione della partita. Enzino Esposito, Enzino Esposito, c'è Telles Frank che invoca il pallone, lo riceve in questo momento, sbaglia a canestro, c'è, ma riesce a superarlo, però poi vuole schiacciare, sbaglia la schiacciata, si appende al ferro e gli arbitri intervengono, fischiano e azione sfumata, azione d'attacco sfumata, non bisogna assolutamente concedere nulla, abbiamo detto alla Knorr, una Knorr viva anche se c'è qualche giocatore fuori per falli, Richardson e c'è Gallinari che è corto il tiro di Gallinari che riesce comunque, il fallo di Ferdinando Gentile, fallo di Gentile, dice Grossi, quarto Ferdinando Gentile, 1 più 1 il quarto fallo per Ferdinando Gentile, Gallinari va in lunetta, 1 più 1 a disposizione, Gallinari non ha ancora realizzato alcun punto, 1 più 1 realizza il suo primo punto, è a meno 5 la Knorr, a 3-23 dalla conclusione, ancora un tentativo dei Felsinei di Gallinari, non fallisce Gallinari, quindi Ferdinando Gentile, 71-67 il punteggio, 3-18 da giocare, ecco Gentile cerca spazio, il fallo di Gallinari, fallo di Gallinari è il quarto fallo, c'è qualcosa da dire, Telles Frank e Gallinari, infatti i due, Gallinari non è nuovo a queste provocazioni, 71-60, 3 minuti da giocare, ancora un 1 più 1 per la Fonola, Zeppilli mette tutti a tacere, 1 più 1 dunque per la squadra casertana. Alessio, Gallinari indubbiamente è un giocatore che dobbiamo scoprire oggi, cerca con tutti i mezzi a disposizione della sua grande esperienza di far perdere la concentrazione agli avversari.
non è un gran talento d'attacco, non è un, fisicamente sì, è buono, ma non è eccezionale, e quindi cerca in tutti i modi di far perdere la concentrazione. Solo può dare qualche risultato alla sua squadra. Tra l'altro ha costruito una carriera su questo, quindi Telis Frank realizza il primo tiro libero, mette anche il secondo. Telis non è certamente il giocatore che si fa condizionare da Gallinari. 73-66, di nuovo 6 punti di vantaggio, mancano 3 minuti alla conclusione. Abbiamo Bruno Monti, Richardson prova da 3, non bisogna lasciarlo così. Richardson punisce, non c'è nulla da fare, punisce Richardson. 73-70, Ferdinando Gentile ancora in palleggio, il fallo di Clement Johnson, terzo fallo di Clement Johnson. Ferdinando Gentile va in lunetta, ancora 1-1 più 1 per lui. La partita è una svolta delicata, Alessi. E Messina adesso ha rispolverato la mossa di Peterson della finale scudetto di qualche anno fa. Peterson mise Gallinari su Larry Wright, finale Roma-Milano, adesso Messina ha messo Gallinari su Nando Gentile. Allora la mossa pagò, vediamo adesso. 75-70 intanto, con questi due tiri realizzati dalla lunetta da Ferdinando Gentile. Bruno Monti, 2-29, poi Binelli a cercare Gallinari e poi Bruno Monti, poi ancora a bersaglio Richardson. 23 punti alla terza bomba consecutiva di Richardson. 75-73, meno 2 per Gentile. Prova anche, eccolo il canestro, eccolo, c'è uno svarione difensivo, c'è Richardson che è caduto male. Comunque ha realizzato Shaq, 24 punti ne ha approfittato Shaq, ha realizzato. 77-73, Richardson zoppica vistosamente, ma sul perché è lui l'autore degli ultimi 9 punti della CNOR. 3 bombe, 1-57, Roberto Bruno Monti per Binelli. Ecco Bruno Monti, Binelli prende posizione e c'è Johnson che va a bersaglio. Per Clement Johnson 10 punti. Telis Frank, 77-75, partita al Cardiopalmo. Telis Frank si lascia soffiare il pallone. 1-27, e c'è Franco Marcelletti che chiede una sospensione, ci sembra. Vediamo Gallinari e poi Richardson. Su Richardson Sandro Dell'Agnello, 13 secondi per concludere l'azione. Richardson viene stoppato, Richardson, il fallo di Sandro Dell'Agnello, il quinto fallo di Sandro Dell'Agnello al 39esimo. Mancano 1 minuto e 4 secondi, 64 secondi ancora da giocare. 77-75 il punteggio, quindi 2 tiri liberi per Entrarezzo. Possibilità per la CNOR di impattare le sorti della gara a 64 secondi dalla conclusione. Andrà un certo signor Richardson in lunetta. 2 tiri a disposizione per Richardson. Alessio, importantissimi, manco a dirlo, questi tiri liberi di Richardson. Con il quinto di Sandro Dell'Agnello, minuto di sospensione richiesto da Ettore Messina, Richardson zoppo, riesce comunque a tenere in ansia la difesa casertana. 1 minuto e 4 secondi, teoricamente ci sarebbero ancora 3 attacchi da giocare, ma con il fallo sistematico potrebbero essere anche di più. E vedete sul cronometro, 77-75, la CNOR, che è una squadra tignosa, una squadra difficile, che non molla mai, e con la difesa, con Gallinari, con questi giocatori che tutti insieme non hanno una somma di talento eccezionale, o almeno come la Fonola, però sono riusciti
a stare in partita e anzi a ritornarci più volte, dopo che la Fonola aveva dato delle spallate molto molto vigorose. Adesso Caserta deve attaccare bene senza farsi trascinare nell'orgasmo, è quello che vuole la CNOR. Richardson dovrà mettere questi due tiri liberi, bisogna vedere se li metterà dentro, e il grande pubblico del Palamaggio dovrà fare il resto. Il gioco riprende allora, vediamo Richardson, lunetta Richardson, rientrano in campo i giocatori, Zeppilli è pronto per cedere il pallone all'americano di colore della CNOR. Ancora Richardson, ha realizzato 23 punti Richardson. Il pallone tra le mani, Richardson però non se ne dà, non riesce a realizzare lo stesso, 77-76. Ecco Richardson al secondo tentativo. Richardson non sbaglia, quindi parità, parità, Tellis, Ferdinando Gentile. Un minuto ancora da giocare. Ecco Gentile, chiama lo schema Gentile, 53 secondi. Gentile, quindi Massimiliano Rizzo, ancora Ferdinando Gentile. Prova l'entrata, c'è il fallo, fallo di Gallinari. Fallo di Gallinari, dice Zeppilli. 1 più 1 per Ferdinando Gentile. Quindi Gallinari esce per 5 falli. Punteggio di 77-77 a 45 secondi dalla conclusione. Gentile andrà in lunetta. Contini. Ma credo che la situazione falli stia decidendo un po' l'esito della partita. Adesso Nando ha un tiro libero più uno per sparigliare il punteggio. Realizza. Siamo un punto avanti, 45 secondi alla fine. Bisogna difendere molto forte, stando attenti non solo a Richardson, perché adesso non contano solo i canestri da tre, ma anche da due. Vediamo due punti avanti. Due punti avanti, Brunamonti porta giù la palla. È entrato Portesani al posto di Gallinari. C'è un frastuono incredibile. Richardson che riceve dei blocchi da tre, Richardson, canestro di Richardson, la CNOR. Ci mancano 27 secondi. Nando Gentile alla palla. 80-79 il punteggio, vediamo. Ferdinando Gentile, 19 secondi. Vediamo che cosa farà Gentile. Gentile prova la conclusione. Prova la conclusione, va a bersaglio! Va a bersaglio Gentile, canestro. Canestro valido e tiro supplementare per Ferdinando Gentile. E il punteggio di 81-80 per Gentile, ci sono 26 punti e il tiro supplementare. Tiro supplementare per Ferdinando Gentile. Gentile ancora lui, lunetta, va a bersaglio, quindi 27, 10-9 secondi. Bisogna c'è il fallo, canestro non valido e fallo di Rizzo, quindi nelle mani di Portesani c'è la possibilità di impattare le sorti e quindi costringere la Fonola al tempo supplementare. Io non vorrei essere al posto di Portesani, questo è un ragazzo e deve tirare l'uno più uno più difficile della sua vita. 0-0-0 sul cronometro, va al primo tiro, lo sbaglia, la Fonola ha vinto, la Fonola ha vinto. Portesani ha pagato tutto il peso della responsabilità, avevo detto non vorrei essere al suo posto, è veramente pazzesco, uno stress incredibile, e non per un ragazzo dell'età di Portesani, assolutamente. Comunque, la scena più che Marcelletti e anche Gentile sono andati a rincuorare il giovane Alessio, un fatto significativo, anche Messina ovviamente. Stiamo vedendo delle scene di sportività in questi playoff veramente
lodevoli, veramente rimarchevoli. Abbiamo visto i giocatori della Scavolini abbracciare quelli della Fonola dopo essere stati eliminati. Abbiamo visto, giustamente sottolineavi tu, Gentile e Marcelletti rincuorare Portesani. È stata una partita difficilissima per la Fonola, questa è una classica partita di playoff e ancora una volta bisogna dire, la CNOR è una squadra durissima a morire con queste difese, con questi giocatori tattici, è una squadra che sarà molto difficile da superare, è una serie equilibratissima. 82-80 dunque il risultato finale, con 27 punti di Richardson, 10 di Johnson, 6 di Binelli, 20 di Bon, 10 di Brunamonti, 2 di Gallinari e 4 di Coldebella per la formazione casertana, 24 Scheck, 27 di Ferdinando Gentili, ancora lui è il capitano della Fonola, 13 Frank, 18 Esposito, dunque vince la Fonola. L'appuntamento, amici telespettatori, voi che ci seguite, voi che seguite il basket attraverso i nostri teleschermi, per lunedì sera alla consueta Ferdinando Gentili, ancora lui è il capitano della Fonola, 13 Frank, 18 Esposito, dunque vince la Fonola. L'appuntamento, amici telespettatori, voi che ci seguite, voi che seguite il basket attraverso i nostri teleschermi, per lunedì sera alla consueta